HPV, o conosciuto meglio come papillomavirus. Sicuramente chiunque abbia almeno una figlia femmina ne ha sentito parlare, ma anche per se stessa. Ed è un argomento molto importante che affonda anche molto i suoi concetti in quello di prevenzione che sempre ci piace sottolineare. Ne parleremo oggi con un medico ginecologo, ovviamente esperto sul tema, la dottoressa Raffaella Ergassi. Dottoressa, benvenuta. Grazie, salve a tutti e grazie mille per l'invito. Grazie a lei di averlo accettato, anche perché appunto argomento importante da sapere. Caldo. Caldo ed importante da sapere. Assolutamente sì. Sfortunatamente oggi il papillomavirus, anche detto HPV, rimane l'agente eziologico, quindi la causa effettivamente poi più diffusa dei tumori della cervice uterina. Esatto. Ovviamente non tutti i tumori della cervice uterina dipendono dal papillomavirus, ma la stragrande maggioranza sì, e questo virus, che è un virus a trasmissione sessuale, ne è il responsabile. Esatto. E quanto è diffuso questo virus, per far capire poi appunto l'importanza di tenerlo sotto controllo? Ahimè, mi spiace dire che purtroppo è molto diffuso, nel senso che esistono ad oggi più di 150 ceppi virali con rischio differente di provocare poi effettivamente un tumore, ma sono molto molto diffusi e quindi bastano nella maggior parte dei casi dei rapporti sessuali non protetti per venire a contatto con il virus appunto del papilloma. Ed ecco, questa è una cosa da sottolineare, perché il papillomavirus si trasmette a livello sessuale quando il rapporto non è protetto, quindi ci rivolgiamo ovviamente a tutti coloro che hanno amanti in giro, state attenti, ma soprattutto, e questa è una parte importante, ci rivolgiamo a tutti gli adolescenti. Assolutamente sì, mi sento di dover puntualizzare una cosa, ovvero che per quanto riguarda la protezione nei rapporti sessuali, sicuramente la protezione meccanica, quindi semplicemente parlando il preservativo, è fondamentale perché ci aiuta a prevenire tutte quelle che sono poi le malattie sessualmente trasmissibili, ma non possiamo assicurare che il preservativo da solo sia sufficiente a prevenire poi il contatto con il virus. Quindi sicuramente ci dà una grande mano, ma potrebbe non essere sufficiente al 100%. Qual è la popolazione più a rischio? Se abbiamo detto che il papillomavirus è un virus a trasmissione sessuale, capiamo bene come purtroppo ad oggi rimanga un tumore che colpisca la popolazione giovane. Quindi sono prevalentemente pazienti in epoca fertile che cominciano ad essere a rischio sin dai loro primi rapporti sessuali. Ovviamente poi mano a mano che vanno avanti con l'età, aumenta il numero di partner, possono aumentare anche altri fattori. Questo determina un aumento del rischio di contaminazione. Oh, abbiamo detto che appunto il preservativo è sicuramente necessario, ma non è sufficiente a tenerci completamente, insomma, in protezione. Che cos'è che possiamo fare allora come invece forma forte di protezione? Cosa possiamo fare? Possiamo fare sicuramente tante cose. Beh, immagino. Sicuramente la prima è cercare di evitare di venire a contatto con il fattore di rischio, e per fare questo esiste ad oggi una grandissima innovazione che è il vaccino. Esatto. Noi abbiamo a disposizione un vaccino che oggi è un vaccino non avalente, il che vuol dire che comprende dentro 9 ceppi. Sono i 9 ceppi più diffusi, potremmo dire, di cui 2 a basso rischio, ma gli altri 7 tutti ad alto rischio, quindi ceppi che una volta presi possono dare con più facilità rispetto agli altri un tumore effettivo della cervice uterina. Il vaccino oggi è fortemente raccomandato nella popolazione molto molto giovane, quindi parliamo di bambine e bambini intorno ai 12 anni. Esatto. Rimane ovviamente disponibile però anche per un target che non si è vaccinato da bambino, ma che da grande decide di volerlo fare. Quindi assolutamente un ruolo è quello del vaccino. Esatto. Poi molto spesso si pensa all'HPV come a una questione femminile, mentre invece non è così. Non è così, perché purtroppo trova terreno fertile nella donna, nel senso che sicuramente per la donna il tessuto della cervice uterina è un tessuto che proprio facilita l'attecchimento e poi ha delle particolari cellule in attiva proliferazione che possono più facilmente andare incontro al tumore, ma ovviamente può dare tumore anche nell'uomo, o addirittura può rimanere silente e l'uomo può essere il principale vettore di trasmissione, diciamolo. Esatto. Così, da una donna all'altra. Esatto, quindi anche per i maschietti c'è bisogno del vaccino. C'è bisogno per loro e per noi, assolutamente. Esatto, esattamente, esattamente. Anche
perché diamo qua, diciamo qualche parola in più su questo tumore che poi risulta essere uno dei più pericolosi, quindi non è proprio cosa con cui scherzare. Assolutamente sì, è un tumore che molto spesso purtroppo può rimanere per tempo asintomatico, quindi poi la diagnosi è molto spesso occasionale. E quindi diciamo che l'obiettivo è, qualora si venga poi a contatto con il fattore di rischio, almeno sottoporsi a dei regolari controlli che ci permettano, in caso in cui ci sia sfuggita la prevenzione, di poterlo almeno diagnosticare in una fase precoce, o addirittura diagnosticare quelle che sono le lesioni che non sono ancora tumore ma che potrebbero diventarlo, e quindi è lì proprio che noi dobbiamo intervenire. Esatto, perché comunque abbiamo già il vaccino, ma abbiamo anche dei programmi di screening che ci permettono di intercettarlo in tempo, prima che diventi grave, perché poi è un tumore ad alto tasso di mortalità. È un tumore ad alto tasso di mortalità. Abbiamo un vantaggio dalla nostra nella lotta contro questo tumore, ovvero il fatto che è un tumore solitamente che ha bisogno di molto tempo per svilupparsi, cioè noi dobbiamo entrare a contatto col virus. Nella maggior parte dei casi il sistema immunitario riesce da solo ad eliminarlo, quindi molto spesso noi lo eliminiamo e neanche ce ne accorgiamo. Il virus deve persistere, il virus deve poi attivarsi, il virus deve dare una lesione, deve dare una lesione pretumorale, e poi questa lesione deve diventare tumore. Questo fa sì che ci vogliano anni nella maggior parte dei casi, e quindi se noi ci sottoponiamo ad un programma di screening regolare, che effettivamente esiste, dai 25 ai 65 anni, siamo di solito in grado di intercettarlo in una fase in cui non è tumore ma è magari una lesione intermedia, su cui possiamo intervenire o farmacologicamente o con una vigile attesa o addirittura magari chirurgicamente. Esatto. E quindi queste sono le metodiche di screening che oggi abbiamo. Esatto, che quindi non valgono poco. Non valgono poco, valgono tantissimo. Valgono la vita a valgono volte. Valgono tantissimo. E quindi è fondamentale sensibilizzare tutti a fare screening, perché con lo screening effettivamente si previene. Esattamente. Ora, immagino che nella sua esperienza di paziente ne vede tanti. Qual è, diciamo, la domanda che più spesso le fanno a questi, riguardo questi argomenti? Direi che le domande che più spesso mi fanno sono due. Ecco. La prima è: se mi sono vaccinata, posso non fare lo screening? E qui la risposta, me la vuoi dare tu? Penso che sia proprio no, lo screening va fatto lo stesso. Lo screening va fatto perché noi ci siamo detti che nel vaccino ci sono 9 ceppi, ma ne esistono più di 150. Esatto. Quindi sicuramente ci vacciniamo contro i 9 più comuni, ma rimaniamo esposte a tutti gli altri 141 o più. Quindi diciamo che assolutamente non ci esonera dal fare screening. E poi qual è la differenza, mi chiedono sempre, tra pap test e HPV test? Ecco, questa anch'io la volevo sapere. Questo perché oggi ormai quando uno va in un poliambulatorio si legge sempre proprio sul catalogo dei prezzi la differenza tra pap test ed HPV test. Allora, diciamo che oggi lo screening ufficiale dai 25 ai 30 è rimasto il vecchio pap test, dai 30 in su si parla di HPV test. Faccio proprio un esempio molto semplice. Il pap test è un esame citologico, il che vuol dire che noi andiamo a prendere le nostre cellule della cervice uterina e andiamo a guardare se ci sono le lesioni da virus. Ok. Ok, molto semplice. Ma se noi immaginiamo che il virus del papilloma è un virus che di per sé può anche rimanere addormentato nella cellula e quindi non dare lesione, se noi abbiamo un pap test negativo, quindi dove non vedo la lesione, possiamo avere la certezza che in quelle cellule addormentato il virus non ci sia? Certo che no. Non possiamo avere questa certezza, no. Ce la dà l'HPV test. Perché l'HPV test è invece un test che va a cercare il DNA del virus. E quindi è uno step ulteriore, anche in assenza di lesione ti sa dire se tu porti all'interno delle tue cellule un'infezione silente o meno. E questo ti fa capire se hai una probabilità poi di svilupparlo. Questo ti fa attivare il campanello di allarme. Esatto, a quel punto. Esatto, quindi aumentare i controlli, insomma, e anche allungare, diciamo, la vita qualora siamo destinate, che non è che possiamo saperlo. Ma se facciamo screening riusciamo ad intervenire. Esatto, esattamente. Allora, molto interessante e molto utile questo approfondimento. Io vi rimando alla mail della dottoressa Ergassi per qualunque domanda aggiuntiva, pazienti.ergassi@gmail.com. vedete anche i riferimenti in sovrimpressione per poterla contattare, perché appunto sono argomenti su cui non bisogna volare, ma bisogna invece essere molto attivi, molto presenti a se stessi e anche agli altri, perché poi abbiamo una famiglia, dei figli che vogliamo vedere crescere, no? Esatto. Dottoressa, la ringrazio moltissimo. Grazie a voi. L'aspetto per qualche altro approfondimento prossimamente. Va bene. E per ora salutiamo insieme i nostri ascoltatori. Un proseguimento, saluto. Arrivederci.